Ciao a tutti, oggi per Birra di Nano ho pensato di fare una bella bruschetta natalizia. Partiamo subito prendendo la birra natalizia Sol Invictus, una Belgium Strong Ale. Una parte la mettiamo su un pentolino, aggiungiamo un goccio di miele, lo mettiamo sul fuoco e la riduciamo fino a formare una glassa. Prendiamo il formaggio di Frante, di latteria d'aviano. Una parte lo tagliamo a fettine e poi a quadratini. L'altra parte lo grattugiamo finemente. Su un pentolino scaldo della panna aggiungo il Frante grattugiato e lo frullo per bene fino a formare una bella cremetta, sì o no? Prendo le mandricole, quello è un affettato tipico frullano, una parte lo taglio a fettine, prendo una bella fetta spessa, la taglio a cubetti e la rosolo in padella fino a farlo diventare croccante. Asciugo con della carta assorbente il grasso in eccesso e nella stessa padella faccio tostare una bella fetta di pane casareccio. Deve essere assolutamente una bella fetta spessa, minimo un centimetro e mezzo di spessore. Lo appoggio quindi nella padella antiaderente, la brustolisco per bene, lo sposto in un tagliere. Mettiamo la nostra crema di formaggio di Frante, il mandricolo tagliato a fettine, il mandricolo croccante, il Frante a cubetti e la nostra deliziosa riduzione di birra Sol Invictus. Guardate che robetta! Ovviamente ci sta un bel calice di birra di Natale Naun. Sì o no, che bontà! Ovviamente se volete assaggiare questa meravigliosa bruschetta la potete trovare nel birrificio di Naun per tutto il periodo natalizio. Naturalmente taggatemi e se vi è piaciuto il video mettete un like. Ciao!